Bella ragazzi, sono adesso bentornati in questo insomma, episodio di Dragon's Dogma. Riprendiamo esattamente dove ci siamo lasciati, ovvero qui. Dobbiamo entrare qua dentro, siamo vestiti in maniera cattiva perché questo è il vestito della setta in cui stiamo dando la caccia, quindi vediamo cosa ci aspetta. Elysion, chi è Elysion, mo? Ma è la voce di una donna? Sembrerebbe di sì, però. Chiusa. Sì, è qui. È molto più forte ora. Casca vuota. Porta monete piccole. Posso aprire? No, questa proprio non si vuole aprire, vabbè. In a true and proper world, all souls would forever remain in an even state. Oh merda. They cannot step on any stray bones. These are dark times. Ah, dobbiamo farla di nascosto, quindi via. Scusate, ma adesso voi non vedete più niente. Bisogna farla stealth. Come to join our flock, Arisen. This is the answer, dear Arisen! Unto all things, death and chaos! Ok, questo gioco è diventato improvvisamente... Oh merda! Resident Evil, tipo. Aspetta, qua è successo un macello. Doveva essere stealth, ma a quanto pare ci aveva chiamato subito. Oh, avete rotto! Che dobbiamo inseguire qui. Chi è? Non è che dobbiamo inseguire. No, perché è bloccato tutto. Ah! Levati! Credo che dobbiamo continuare. Uccidere zombie. Quite a sight that was. Though I suppose it's the stuff of every day to you, Arisen. I'd thank you to join me for a moment. Chi è mo questo? Mason? Ah, Mason. Quel Mason.
grazie. Ma non c'è nessuno. Nero. What connection does this knight's champion have to salvation? È vero, perché c'è anche lui. The zealot slipped past, but at least we snared this one. An humbler prize, to be sure, but at least he's talkative. No honor among thieves, eh? It was just a lark. All in good fun. I never gave over to that rot about destruction and salvation. Never. Just the same. It'd be trouble if we let him go free, now that he's seen the two of us together. Wait! You promised me! It's all yours. Un eretico riferisce tuo scoperto del capo. Lo uccidiamo o no? There's many a pleasure to indulge in air, Sam. Lo uccido. I'll gladly furnish the boys to question whatever you desire. Pray, spare me, Arisen, that I may live to see the flame. You'll be well rewarded. Tiro. Don't be a fool, sir. Surely my gold is worth more to you than my head. It's your choice to make, Arisen. Aspetta, allora. Leave it to me. On my way. Ma non fa niente questo. It's not my place to question or judge. It's a test of your resolve. Know that we shall follow whatever you decide. Non lo so che cosa fare con di questo. It's not my place to question or judge. L'ho capito, Zandra, sto decidendo. Porta pazienza un attimo, perché qua la situazione. Però. Senti, Fangala. Ciao. My. Didn't know if you'd have the stomach to do for an unarmed man. Suppose I was wrong to doubt it. Glad to know you're someone I can trust in times to come. And come, Desha. I'll send word ere long, friend. We'll bring this skulk of foxes to bear, you and I. For sound judgment, This was the only way. Una decisione sensata, dici, Zandra? Ok, quindi direi che posso rimettermi questo. Via. Perché altrimenti voi non vedete niente. In realtà ne è anch'io. Vedo niente. Anzi, vedo qual è cosina di più. Vabbè, qua è mezzo crollato. Ma è giusta sta strada qua? Sì, sembrerebbe di sì. Vediamo qui cosa c'è. Panno pulito. Ah no, questo. Cosa? Che è questo? Una zappa? Lo posso combinare con qualcosa? Con questo? Con la scopa per creare un piccone. Che cosa? Però aspetta, perché qua ci ha dato la sciarpa. Sciarpa da collo viola? Tessuta con fibre magiche. Aspetta, qui dobbiamo andare nell'equipaggiamento. Ah, questo. Vabbè, no, noi abbiamo la tunica con la pleta, perché ci dà un casino, guarda lì. Abbiamo la tunica. Aumenta un casino le statistiche. Vai, sali. Poi ovviamente quando avremo...
Torniamo alla capitale. Ma dove siamo? Chi è sto posto? Entra. Ma dove siamo? Questo è l'ingresso. C'è un ingresso. Ah, vabbè, la capitale è quella. Ma seri? Ci sono dei sauri là. Giusto? Sì. Sono sauri quelli. Che vuoi fare? Vuoi colpirli? Sì, vabbè. Ed è notte pure. O è alba? No, è notte fonda. Peccato che non è, ci sia l'orario. Sarebbe bello poter vedere l'orario almeno. Potevamo organizzare di più. In realtà non c'è, in questo gioco praticamente l'orologio non esiste. Praticamente bisogna guardare il cielo. Cosa poco consigliata, perché se annuvola tutto. Vabbè, comunque siamo dentro. Eccoci. Bam. Grand Soren, il nostro quartier generale. Questo è il nostro quartier generale, ragazzi, perché ve l'ho già detto, da ora in poi noi partiremo sempre da qua. Sempre da qua. Cosa stranissima, visto che noi in realtà siamo abitanti di Cassardis, ovvero quel paesino dove è iniziato tutto. Noi siamo abitanti lì. Però da quando abbiamo avuto l'incontro lì, ci siamo trasferiti qua e ormai noi possiamo dire che abitiamo qua. Vabbè. Allora, dobbiamo parlare con... sì. Possiamo andare per di qua per una volta. Porta del Valico. Esatto, qui è una scorciatoia. Ma è sempre aperta quella lì. Là. E siamo già nel... ecco, nel rione dei nobili. Ok, dobbiamo parlare con questo. Allora, Sarcoso. Molto sinistri, direi. We shall redouble our vigilance here to keep the city safe. I fear you are as like a target as Grand Soren, though. Pray, be wary, Arisen. For now, I leave you with my thanks. Ok. Missione. Quale missione? It was a worthy experience, and you'll have more of the Duke's trust for it. Ecco, adesso sì, perché se non sbaglio abbiamo finito tutto. Mi sembra di sì. Vabbè, sì. Abbiamo finito. Ma prima. Sì. Ho ancora dei preparativi da fare. Allora, nelle missioni, a parte questo tomo, allora facciamo terra delle opportunità, perché ormai... Allora, Fornar vuole allontanare gli occupanti dalla sua proprietà in modo da venderla per ottenere monete facili. Ti chiede di mediare per lui. Negozia lo sfratto, questi sono i dettagli. Parla con Jasper, Sara e Pip e convincili a restituire la proprietà a costui. Però non di notte, quindi dobbiamo ritornare di qua. Dobbiamo ritornare alla locanda, perché di notte stanno dormendo, quindi ci andiamo di giorno, mi sembra pure ovvio. Oppa. Vai.
Eccoci. Locanda di Granzona. Allora, aspetta. Allora, qui riponiamo. E diciamo a lui di riposare fino al mattino. Ah, ok. Bene. Adesso andiamo a parlare con questi, va. Uno si trova qua. Eccolo qua. Dove vai? Fermo. Sir, you have need of me? Or who would have us quit his land? Oh, fie, but this is sudden. Had he even a whit of the Maker's decency, he'd give fair warning afore such a request. I beg of you, sir, grant me a little time to consider what you say. I would strive to have an answer for you shortly. Let's speak with Pip. Parliamo con Pip. Sì, no, ma dobbiamo parlare con tre persone, non due. Vabbè. Ma però strano, cioè, non è, ci ho mai fatto caso prima, però qua. Questa è la locanda, però non, cioè, non è la classica locanda, no, dove magari c'è scritto, no, in grosso INN, no, dove dici cazzo, qui è una locanda, no? Non c'è niente. C'è solo questa roba qua che però è il nome della locanda. Però non c'è scritto da nessuna parte che è una INN. Vabbè. Così sai dettagli. Normalmente nei JRPG è così. E ricordo che questo è un JRPG. Non è un RPG normale. È un JRPG. Ah, l'altro si trova direttamente in casa? Ma non erano tre le persone? Vabbè, strano. È in casa, mi sa? No, eccolo. Non è in casa, ma quasi. What? Who are... Our landlord would drive us from our home. A quanto pare sì. Forget it. I won't go. I don't care how wealthy he is. He can't simply toss us out. I'll never leave. Ever. Not in a thousand years. Così. Ah, sì, dobbiamo inseguirlo. Vabbè, rione degli arti qui. Vabbè. Rione degli artigiani. Mi ricordo che tipo fa questo fa un giro stranissimo. Dov'è? Non penso sia al ca... O forse sì, non mi ricordo. Sì. Anzi, ce lo dice direttamente il gioco. È qua andato. Sì, qua. E oppala. Eh certo, e pensi che io non sia così scemo da capire che sei sopra il tetto. No, no. Ma smettila. Now stop chasing me. Just leave me be. Cos'è, si butta giù ora? Vicino all'acquedotto. Ecco, quindi nella zona brutta. Posso fare un salto subito. Dai, prenditi. Oh! Niente. Yeah. Allora, l'acquedotto sì, è dove c'è il ponte crollato, insomma, la parte brutta. Sì, ma si teletrasporta, non può così in mezzo secondo trovarsi già da tutt'altra parte della città, ma che cacchio è? Vabbè, forza voi, lentoni. Ah, questo è il coso delle conciature, ma non ci siamo nemmeno entrati ancora. Sì, vabbè, qua per acconciature sì che possiamo modificare un po'. Oh, ok. È qua sotto. Zan, trovato subito. Porco la miseria, vieni qui immediatamente. Ma perché appaiono le persone così? Ah, ah. Ricca.
Porca la miseria. Ah, guarda come corre. Riunione dei piaceri. Mind the guards on watch, master. They'll not suffer any untoward behavior lightly. Aspetta, lo devo prendere, mi sa. Porco. Preso. You don't give up, do you? No. And I was taught that Arisen were friends of the weak. Oh, what does it matter? Even I can, and any who cross border will find work hard to come by. And father isn't like to stand against one so powerful. What choice do we have? Well, so be it. I dare say I won't miss that pigsty of a home besides. Eh certo, adesso dici che vabbè, porcile. Now, if there's nothing else, pray leave me be. Now we need only convince ecco. Sarah. Ora dobbiamo solo convincere Sam. E dov'è Sam? Perché qua c'è la cosa rossa? What good are reason if not to help small folks such as us? Dov'è Sam? Che sia dentro casa. No, perché se fosse dentro casa comunque. E questo? The death and destruction as wrought by the dragon. There's nothing that mortals need fear. The world is a lie. An illusion, says I. And something we needs not hold dear. Ok, mezzo fatto, va bene. Allora, vediamo un pochino. Sì, ma non so dov'è l'altro. Non so dov'è l'altro. Proviamo a entrare in casa, tanto io ormai so la ca... Non credo sia questa. No, è più avanti. Non è questa la casa, vero? Non è che mi confondo ora. No, dovrebbe essere questa. Aspetta, lui dopo. Dovrebbe se... Ecco. Visto? Se non è neanche qua in casa... Eccolo. Eccolo là. Allora, però prima. Però una villina niente male, eh. Ah, la porta è chiusa, vabbè. Deve essere la camera da letto quella per forza, perché se qua c'è il bagno, c'è il bagno. Oh, che è una pergamena. Lista dei regali. Una lista dei regali. Che cosa? Così a caso? Cos'è sta roba? Lista dei doni di un ricco benefattore. Alcune annotazioni dicono che sono serviti per coprire guadagni illeciti. Illeciti. Ci sono dettagli. Oggetti missione. Oggetti missione cosa? Oggetti missione così a random. Vabbè, parliamo con... Aspetta, la porta è aperta. No, non è aperta, è chiusa. Allora, parliamo con questo qui che è tipo è il padre. What of the eviction dealing, sir? Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. Rarità da vendere? Cos'ho di raro? Ho una ciocca di capelli. Ah, solo uno. Ok. Questo. Ok, poi. Ciocca di capelli, la zappa, la sciarpa da collo viola. Abbiamo due... Ok, 2000 e passa. Ok. Tu cosa vendi? Questi? Pietra del teletrasporto. Dito... Cos'è? La freccia definitiva. Dopo scomparirà quando... La freccia definitiva. Si dice che uccida l'ist... Ok, quindi un colpo, quindi... Un colpo nota. Dopo averla equipaggiata, scomparirà quando ripartirai da un checkpoint. Ah.
Però porca la miseria quanto costa. Ah, questa ha la scheggia, ok. Così, sai. Ma quanti soldi abbiamo? Ok, abbiamo 196.000. Costa 15.000. I soldi me li voglio tenere. Ma è... What of the eviction dealings, sir? Any rarities to sell? Right then. Ma scusa un attimo. Eccolo il terzo. Che non è lei, ma questo. Jaspar. Yes, how may I aid you, sir? Aye, we pay tariff on Fornival's land. Oh, wants us gone, does he? I wager it's not so simple a proposition as all that. I know Fornival's the law on his side, but I'm loath to simply up and go at his command. It's a hard decision, sir, and not one I'd make alone. I've a wife and son. They should get word of this afore all else. Li sanno già. They're off about the town, though where I don't know. Perhaps you could find them and explain the matter. Gli oggi hanno sanno già tutto. Their thoughts ere I make any decision. No doubt you were filled with fear and awe. Sanno già tutto. Seems my wife and child are as yet undecided. I'll not press on without their consent. And why? Che cosa? Because mankind ere fears that which it does not understand. Che cosa? We dread the unknown and ill know how to respond. At times we abandon all thought and settle into the coward's refuge of desperation. Devo parlare con lui? Aspetta. How goes your intervention? In truth, I'd hoped to have the matter settled by now. However, as I have your ear, perhaps you arisen would purchase the land in question. Di comprare quel terreno? Chi io? Allow your mediation to continue apace, yet free me from further obligation. What say you? I shall, of course, require your payment in full. 80, ma neanche. Then may I ask you to speed your negotiations? Each day that passes with the land unsold adds a worry to my count. Any rarities to sell? I'll pay right then. Cioè, ma siamo pazzi? Ma siamo 80.000. Who among you is seen? It seems my wife and child are I'll not no sono ancora indecisi. Ma siamo pazzi, 80.000. Tis but a matter of time ere I compro per quella proprietà, è solo questione di tempo. Though it would put a swift, sweet end to the matter if you purchased it arisen. 80.000, allora noi abbiamo quasi 200.000. E acquistiamo sto terreno. Anzi, in realtà mi sa che è anche d'obbligo. E basta applaudire. Che sembra una presa per il culo, ma secondo me è stata una vera presa per il culo. Anzi, no, in realtà torno a dire che in realtà dovremmo acquistarla lo stesso per completare la missione comunque. I pray this is but the beginning of a long and prosperous partnership between you and I. Continua a sognare. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. Rarità, avrei queste cose. Ecco, la pietra del ricercatore. Sì, perché queste non servono a nulla praticamente. La pietra del ricercatore le possiamo solo vendere. Li vendi. Vabbè, fai così. Ok, 120.000. No. Olè. Già. Tu cosa che vuoi? Unwanted possessions and other refuse ultimately find their way here. I had hoped perhaps to find the book here, but ho ancora questo libro. We dread the unknown and ill know was a just decision. Con comprare la cosa.
Allora, sì, adesso abbiamo solamente questo del tomo che dobbiamo uscire e abbiamo già una possibile destinazione, anche perché in un episodio di esplorazione abbiamo visto qualcosa, quindi magari più avanti. Quindi adesso, abbiamo comprato noi il terreno, quindi vuol dire che abbiamo comprato casa, vero? Cioè, nel senso, questa adesso è nostra. Vero? Però c'è ancora gente. Questa chi è? Even at its worst, the world is... Vabbè, senti. Beh, qui forse. Sì, qua nell'angolino abbiamo... portamonete grande! E un portamonete! Che culo! Che culo! Sì, non siamo ancora entrati dentro nel castello, dire il vero. In realtà non so a quanti minuti siamo, in realtà, però direi che secondo me può bastare così. Nel prossimo episodio continuiamo ancora un po' con la storia, quindi entreremo per la prima volta nel castello. Ok, qui il castello con i mega stendardi là, guarda che figata. Guarda che figata, si vede. None may enter the castle without permission. Scusami. Che spavento. Vabbè. Comunque, nel prossimo episodio entreremo lì dentro, ragazzi. Comunque, direi che per questo episodio di Dragon's Dogma direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollicione in su se è piaciuto l'episodio. E mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo, ragazzi, a un prossimo video. Bella!